Ventottesima domenica. Sia lodato Gesù Cristo. Il regno dei cieli è il progetto che Dio ha pensato per l'umanità. Il progetto di Dio rassomiglia ad una festa di nozze, cioè Dio ci ha creati per farci felici. Ma qual è la strada che conduce alla felicità? Ascoltiamo Gesù che ci dice: il regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di nozze per suo figlio e mandò i suoi servi a chiamare tutti gli invitati alle nozze. Gesù paragona la vita umana ad un invito, ad una festa di nozze, pensate. La vita pertanto non è un dispetto, ma è un dono. E Dio non è un guastafeste, ma è l'organizzatore generoso della più grande festa, un banchetto di nozze appunto. Prova ne è il fatto che coloro che accolgono Dio nel cuore scoppiano di gioia. Provano cioè l'esperienza della festa, nel vero senso della parola. La Madonna ha detto: il mio spirito esulta in Dio, cioè scoppia di gioia in Dio. San Paolo, pur provato da fatiche, disagi e persecuzioni, ha esclamato: scoppio di contentezza in mezzo a tutte le mie tribolazioni. Perché? Come faceva a parlare così? Aveva Gesù nel cuore. E Gesù porta con sé la festa, perché Dio è infinitamente felice, sempre. Pensate a San Francesco d'Assisi. Pensate al Cantico delle Creature, che è un'esplosione di gioia. Laudato sì, mio Signore. Santa Benedetta Subirù, pur segnata da una terribile asma e ferita da tante umiliazioni e incomprensioni, ha confidato: nel mio letto di dolore io sono più felice di una regina sul suo trono. Quando il cuore si apre a Dio, entra la gioia. Benedetta Bianchiporro, già sorda e cieca, semiparalizzata a motivo del tumore del sistema nervoso, ha avuto la forza di dire alla mamma: come sto bene, ho Dio con me, come sto bene. E prima di diventare cieca aveva scritto ad una sua amica: com'è bella la vita e vorrei trovare le parole giuste per ringraziare colui che me l'ha dato. Perché? Perché aveva Dio nel cuore e Dio porta la festa. Potremmo continuare con milioni di esempi. Ma ecco un fatto a prima vista tanto strano e tanto incomprensibile. Gli invitati alle nozze non mostrano interesse all'invito. In altre parole, la gioia che Dio offre viene spesso rifiutata, preferendo un sorso di piacere egoista che subito diventa amaro. Dorante del Salmo 4 dice: o uomini, fino a quando sarete così duri di cuore? Perché incensate il niente e inseguite l'illusione? Parole molto forti, ma profondamente vere. Vi confesso che io andrei volentieri a ripetere in tutte le discoteche, in tutti gli stadi, queste parole. Ma perché incensate il niente? Perché inseguite l'illusione? Non ve ne accorgete? I profeti, in modo particolare Geremia, sottolineano le conseguenze devastanti del rifiuto di Dio. Geremia, inorridito, davanti al peccato del suo popolo, grida a nome di Dio: quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me? Essi seguirono ciò che è vano e diventarono loro stessi vanità. L'uomo vale quanto vale il suo punto di appoggio. Il rifiuto di Dio comporta inesorabilmente uno svuotamento di significato della vita, una mutilazione di significato, per cui l'esistenza diventa banale, esposta ad ogni inganno e ad ogni schiavitù per colmare il vuoto della mancanza di Dio. Perché oggi c'è tanta frenesia, tanta inquietudine, tanta scontentezza, tanta fuga, correre? La risposta profonda è una sola. C'è una sconfinata, diffusa scontentezza perché manca Dio.
perché è stato rifiutato Dio. Geremia, mettendo a confronto la festa di Dio e la desolazione del peccato, esclama: inorridite! Essi, coloro che voltano le spalle a Dio, hanno abbandonato una sorgente di acqua viva per scavarsi cisterne screpolate, dove resta soltanto un po' di acqua putrida. Eppure accade così. È il mistero del peccato, il mistero dell'orgoglio che rende l'uomo folle e infelice. Ma perché? Gesù ci risponde con la sua parabola. Egli dice che alla fine vengono invitati alle nozze gli storpi, i ciechi, gli zoppi. Ciò significa che i piccoli, i semplici, i diseredati, i poveri, gli umili capiscono meglio Dio e accolgono con più fervore la salvezza di Dio. Infatti, chi pensa di avere tutto e di essere padrone del mondo corre il rischio di non apprezzare più nulla, neppure Dio. È un rischio terribile, un rischio oggi tanto evidente e tanto deprimente. Oggi l'importanza di Dio non è più capita da tanta gente, perché tante persone sono diventate avide di benessere, insensibili al bene, che è l'unico vero benessere. A Dio resta soltanto una via: far saltare la nostra gioia bugiarda, lasciarci assaporare l'amarezza delle nostre scelte, l'insufficienza delle nostre meschine soluzioni. Non abbiamo fatto tutti in qualche modo questa esperienza? Basta uno spillo per far scoppiare un pallone pieno di sé e di falsa felicità. E quanti palloni ho visto scoppiare. Ma Gesù presenta al termine della parabola un ultimo possibile rischio: il rischio della bontà falsa, il rischio di una finta apertura a Dio, il rischio cioè di non avere la veste nuziale, pur trovandosi dentro la sala delle nozze. È il caso di chi dice sì a Dio con le labbra, ma poi lo rimangia questo sì, con tutta una serie di comportamenti incoerenti. È un rischio che riguarda particolarmente noi, che almeno a parole abbiamo tutti accolto l'invito di Dio, l'invito alle nozze. Chiediamoci: che cos'è la veste nuziale? Di chi parla Gesù? Ci risponde San Gregorio Magno: la veste nuziale è la carità, perché il figlio di Dio era rivestito di carità quando venne a celebrare le nozze con la Chiesa, con il mondo, sulla croce. Noi abbiamo il cuore pieno di carità? Noi abbiamo la veste nuziale? Alla luce di questa parabola viene almeno il timore che anche noi alla fine possiamo non avere la veste nuziale. Provvediamo allora, finché siamo ancora in tempo. San Paolo, scrivendo ai cristiani di Corinto, dà un preciso avvertimento: anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, anche se conoscessi tutta la scrittura, anche se avessi la cultura del mondo intero, anche se fossi l'uomo o la donna più importante della terra, se non ho la carità, io non sono niente davanti a Dio, io sono zero assoluto. Cioè, davanti a Dio, ognuno di noi ha la statura della propria carità. Davanti a Dio, ognuno di noi vale quanto vale la bontà che abbiamo nel cuore e che dimostriamo con la vita. Quante persone che sembrano giganti davanti a Dio sono moscerini. Quante persone che sembrano moscerini insignificanti davanti a Dio sono giganti, perché hanno il cuore pieno di amore e lo vivono. Se l'ho dato Gesù Cristo.